tutti, eccoci nel video tutorial di questi comodissimi ed elegantissimi pantaloni. Per stampare il cartamodello selezionate tutte e 30 le pagine e mi raccomando, importantissimo, selezionate dimensioni effettive, stampate il tutto e buon lavoro! Come sempre al foglio 6 andate a capo, così come al 12, al 18 e al 24. Individuate la vostra taglia e tagliate lungo la linea. Piazziamo il cartamodello sulla stoffa, stando attenti alle solite cose, come dritto filo, posizione, numero di pezzi e il risparmio dello spazio. Segniamo le tacche delle pieghe e delle pence. Prima di togliere il cartamodello e quindi di rifinire, segniamo in questo modo la fine delle pence. Ora possiamo rifinire tutti i lati dei pezzi che abbiamo tagliato. Io uso una tagliacuci, ma voi potete usare anche il punto zigzag della macchina da cucire. Chiudiamo le pence e fissiamo le pieghe seguendo le tacche che abbiamo fatto al momento del taglio stoffa. Uniamo le gambe, un pezzo del davanti con un pezzo del dietro, cucendo i lati lunghi. Un
Una volta che abbiamo le due gambe, dobbiamo cucire il cavallo. Per farlo, in modo semplice e veloce, infiliamo una gamba dentro l'altra. Facendo combaciare il dritto di una con il dritto dell'altra. All'esterno avremo il rovescio. Ovviamente il dietro deve combaciare con il dietro e il davanti con il davanti. Ma è più facile a dirsi che a farlo, guardate. Uniamo i due cinturini, cucendoli sopra. Poi li apriamo, buttiamo i margini da una parte e effettuiamo una cucitura di appiattimento. Siamo quasi alla fine, stiriamo i lembi del fianco dove metteremo la zip. Mettiamola sul fianco che abbiamo lasciato aperto, cuciamo la zip invisibile, mettendo il piedino apposito, cuciamo vicino alla linea di stiratura. Ora, per chiudere e rifinire il cinturino, vi farò vedere due modi. Il primo consiste nel rigirare mezzo centimetro al di sotto e cucire all'interno della cucitura sul dritto. Questo metodo è un po' più complicato dell'altro che vi spiegherò, ma è meglio rifinito. Se volete sbrigarvela con il secondo metodo, passate a taglio e cuci o a zigzag la parte finale del cinturino. Piegatelo a metà e cucite dal dritto in mezzo alla cucitura. Per l'orlo possiamo farlo in due modi. Prima di tutto rigiriamo indentro circa 5-6 cm e stiriamolo. Una volta stirato possiamo rifinire a taglio e cuci o a zigzag il fondo del pantalone e cucirlo poi in alto. Così facendo però si vedrà una cucitura sul dritto del pantalone che a mio avviso rovina un po' la linea elegante del capo. Quindi io ho deciso di rifinirlo a mano. Dal dritto sarà come se non aveste fatto nulla. Eccoci arrivati alla fine, con un paio di pantaloni pronti da essere indossati. Mi raccomando, scaricate il cartamodello in PDF sul mio sito o su Etsy e seguimi su Instagram.